Da poco è uscito un tuo album, in chiave jazz. Che cosa succede in Renzo Arbore? Tutta quella bella musica allegra che ci fa tanto festa, ad un certo punto un disco da sentire piacevolmente al divano. Che cosa succede dentro di me? Dunque, guarda, io l'età ti porta a fare jazz? Quando ero ragazzino volevo fare il musicista, ho fatto una trafila. Cominciando dal nightclub, abbiamo fatto il calcolo ieri con un musicista dei nightclub, siamo rimasti in 7: Fred Bongusto, Peppino Di Capri, Gigi Proietti, Andrea Mingardi, Gino Paoli, un po' Fausto Leali, che abbiamo fatto il night, perché e poi abbiamo fatto tutta la gavetta. Il mio sogno era fare il musicista, poi mi sono trovato a fare la radio perché ho vinto un concorso, sono l'ultimo compagno entrato in Rai per concorso, sono maestro programmatore di musica leggera, così è scritto su, sono schedato in radio. E poi il mio sogno è fare il musicista, quindi il jazz, il clarinetto, la musica, lo swing e le canzoni napoletane che fanno parte del mio DNA, perché la mia cultura, la cultura della mia famiglia è quella, e quindi queste canzoni che sono le canzoni melodiose, più melodiose del mondo, tant'è vero che vengono adottate dai tenori, dai soprani, dalla musica accademica, da Carreras, da Pavarotti o da Bocelli, ma anche nel mondo, e poi il jazz, lo swing, sono presidente di Umbria Jazz, quindi sto coronando il mio sogno di fare musicista. La radio, la televisione, il cinema, naturalmente sono state sono una grande passione per me. La radio mi ha insegnato a superare la timidezza, a parlare col ritmo, che poi è proprio la caratteristica di chi fa radiofonia. E la televisione mi ha insegnato a trasferire l'improvvisazione che avevo adottato con compagni in radio, quando non c'era improvvisazione, si scrivevano i testi tanti anni fa, e quindi l'ho trasferita in televisione, e credo di fare il jazz con il jazz della parola, quindi con le trasmissioni televisive che ho fatto, tutte improvvisate, contrariamente a quello che fanno oggi, che è insomma una grande officina la televisione di oggi, di studiata, scritta, provata, eccetera. Noi andavamo proprio, sai, fare il varietà tutti i giorni con Frassica, con quelli della notte, e insomma non è facile, significa fare il jazz, come, e questa è la mia passione.